nostro ospite, volevo ringraziare il gruppo degli attivisti del Movimento 5 Stelle di Montecchio per aver organizzato questa serata. Come penso sappiate, uno dei pilastri del movimento è l'ambiente, che per troppi anni è passato in secondo piano sia a livello di coscienza sociale, sia nelle agende politiche locali e nazionali. Questa sera siamo qui con il senatore Gianni Pietro Girotto per dare un'occhiata al futuro e trattare appunto il tema della mobilità sostenibile. Per chi non lo sapesse, il senatore Girotto viene eletto nel 2013 al Senato della Repubblica. Fino all'agosto del 2015 è stato capogruppo per il Movimento 5 Stelle della 10ª Commissione Industria, Commercio e Turismo. Da fine luglio 2017 è stato membro della Commissione bicamerale d'inchiesta sulle banche, dopo averne proposto l'istituzione con un'apposita proposta di legge. È anche il primo firmatario di una proposta di legge per la disciplina e la promozione del commercio eco e solidale per lo sviluppo delle attività collaterali delle aziende agricole. Attualmente è stato eletto senatore nelle scorse politiche del 4 marzo. E per chi volesse e non l'avesse fatto, se non abbiamo già la mail, può lasciarla al banchetto in fondo alla sala e cedo la parola al senatore. Grazie. Della serie Largo ai giovani, quindi abbiamo iniziato con le forze fresche. Allora, io questa sera cerco di condensare quello che troverete più dettagliatamente nel mio sito ufficiale. Questo è quello ufficiale, perché ne ho uno privato, che è un'altra cosa. Questo è quello ufficiale, appunto, portavocegirotto.it, e vedete che c'è una sezione proprio mobilità, eccola qua. Cliccando su questa sezione ci sono una decina di video con tutta una serie di informazioni che riguardano la mobilità sostenibile. E quindi qui ci sono più o meno 5 ore di parlato a span 4-5 ore, quindi adesso io cerco di condensarlo, per cui non vi dico tutto, che eventualmente chi vuole qua può dare un'occhiata ai titoli e eventualmente può approfondire, quindi non preoccupatevi se qualche cosa non la memorizzate, qui trovate assolutamente il dettaglio. Allora, non ho una scaletta precisa per questo tipo di serate, ho tantissime cose di cui parlare, cerco di concentrarmi su quelle più importanti e tralasciare quelle magari un po' più di dettaglio. Un primo numero di partenza è che in questo momento sul pianeta noi abbiamo 1.250 milioni di veicoli su gomma, di cui l'80% sono automobili. Di questo 1.250 milioni, in questo momento solo 2 milioni sono elettriche. In Italia abbiamo 37 milioni di autovetture a scoppio e 12 milioni tra camion, moto e motorini sempre a scoppio, quindi un totale di 49 milioni di veicoli a scoppio. Siamo 60-65 milioni di persone, per cui quasi uno a testa. Altra cosa importantissima, sapete perfettamente che noi abbiamo aderito all'accordo di Parigi, dove dobbiamo sforzarci di rimanere al di sotto di un aumento dei 2 gradi, meglio se 1,5 gradi. Quindi secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia, per raggiungere questo obiettivo dobbiamo sostituire almeno 150 milioni di auto a scoppio con 150 milioni di auto elettriche al 2030. Se parliamo dei prossimi 20 anni, ci sono altri studi, altre stime che dicono che dovremo sostituire 600 milioni di veicoli, quindi diciamo la metà circa di quelli che sono in circolazione. E questo mi permette di dire quella che è una delle primissime cose da dire immediatamente sulla differenza tra le automobili con motore a scoppio e quelle vuoi elettriche da batteria o elettriche a idrogeno. Quando si parla di idrogeno, sappiate che l'idrogeno è il combustibile, poi in realtà l'idrogeno è su una cella combustibile e produce comunque elettricità, quindi anche l'auto a idrogeno, per chi non sapesse, è un'auto elettrica, insomma, quindi genera elettricità. Allora, la prima cosa da comunicare a tutti quelli che magari sono un po' dubbiosi è che noi, utilizzando le vetture con motore a
scoppio, benzina, diesel, GPL, metano, anche fosse biometano, anche fosse fatto completamente da rifiuti nella maniera più sicura e più pulita possibile, comunque sono automobili che hanno un rendimento, quando va bene, del 30%. Sul ciclo urbano 20%. Se cominciamo invece ad andare in autostrada, 25-30, a seconda che sia un benzina o un diesel ha un rendimento un po' più alto, quindi siamo sul 30%. Cosa vuol dire in soldoni? Vuol dire che il 70% dell'energia, anziché muovere le ruote, scalda l'atmosfera. Scalda l'atmosfera, non c'è altro da dire. Il 30% dell'energia, quando va bene, fa girare le ruote. Il 70% scalda l'atmosfera. Quindi noi stiamo usando un oggetto, al 30% fa il lavoro che ci interessa, al 70% fa un lavoro che non vogliamo e che anzi stiamo cercando in tutti i modi di scongiurare, perché noi stiamo lottando contro il riscaldamento globale del pianeta, eppure utilizziamo uno strumento che al 70% fa esattamente quello, cosa che poi cerchiamo in tutte le maniere di evitare. Quindi una totale assurdità. Invece l'auto elettrica ha un rendimento che è il triplo, ha un'efficienza che è il triplo, 80-90% con la tecnologia attuale. Questo è uno degli enormi vantaggi dei veicoli elettrici. Il motore si scalda molto meno rispetto a un motore a scoppio e poi appunto con tutte le emissioni dei gas di scarico che sono ovviamente caldissime. Quindi questa è la primissima cosa da spiegare a qualsiasi cittadino. Abbiamo un salto tecnologico di 3-1, di 3-1, come se mi dicessi: ti do un euro, vai in quel panificio, con un euro ti danno un etto di pane, in quell'altro te ne danno tre. Quindi abbiamo un salto di 3 volte tanto. E piccola parentesi, che non c'entra con la mobilità, ma anche questo è estremamente interessante, sempre da un punto di vista ambientale, di salute nostra e di risparmio energetico, è esattamente lo stesso rapporto che c'è tra una cucina a gas, le normali cucine che abbiamo tutti, con l'accensione o con l'accendino o con il piezo elettrico che accendi e c'hai le fiammelle che siamo abituati a vedere dappertutto, sono una stragrandissima maggioranza, e le cucine, quella è induzione elettromagnetica, quindi vanno con corrente elettrica, ma non è il classico principio del fornetto, quindi tu scaldi una resistenza e quella produce calore. No, qui c'è induzione elettromagnetica, quindi abbiamo lo stesso salto tecnologico, 3-1, cioè la cucina con il gas classico, con la fiammella classica che ti vedi e ti bruci, quella, il 30% dell'energia scalda la pentola e la pietanza che c'è dentro la pentola. Il 70% non scalda il cibo, ma scalda la cucina. Infatti d'estate sapete tutti che razza di sacrificio sia cucinare appunto d'estate. Cucinare d'estate, sapete che diventa una bella sauna la cucina, perché il 70% dell'energia non va sull'acqua della pasta asciutta, va sull'ambiente, senza considerare tutti i gas che bruciamo e quindi tutti i composti che ci respiriamo, che anche purtroppo è assurdo. Con la cucina a induzione 90% di efficienza. Se avete un amico che ce l'ha, fatemi invitarlo e fatemi fare un caffè, perché col caffè vi rendete conto immediatamente che i 4-5 minuti che voi aspettate normalmente finché la moca faccia e venga sul caffè, quei 4-5 minuti si riducono a meno di un minuto, cioè il caffè viene pronto in meno di un minuto, ma non perché la cucina sia di una potenza esorbitante, ma perché tutta l'energia va effettivamente dove dovrebbe andare, il 90% dell'energia va dove dovrebbe andare, quindi a scaldare il cibo, quindi un risparmio incredibile, salute di più, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è uno dei motivi per cui trasporti, cucine, e il riscaldamento con le pompe di calore che sono tremendamente efficienti, tutto passerà sul vettore elettrico. Ed è per quello che io 5 anni fa scelsi di entrare sul mercato elettrico, perché è il futuro, con l'elettricità faremo andare quasi tutto, quasi tutto.
e sto propugnando a ogni riunione, che lo faccio anche qui, quella di diventare protagonisti attivi, quindi scegliere un fornitore 100% elettricità rinnovabile, ma soprattutto diventare soci, perché con 50 euro, senza avere nessuna conoscenza di nessun tipo, diventate soci delle cooperative energetiche no profit, azionariato col voto capitario, azionariato popolare, voto capitario. Quindi voto capitario vuol dire che ognuno di voi conta e vota uno, anche se è un perfetto sconosciuto. E tra l'altro sono già organizzati che fanno anche i voti, quando fanno l'assemblea dei soci si può votare anche online, quindi senza andare fisicamente in riunione. Chiusa la parentesi, sempre per l'Italia, se vogliamo raggiungere i nostri obiettivi, diciamo, nel 2030, dovremo sostituire 5 milioni di veicoli a scoppio con 5 milioni di veicoli elettrici. E dovremo a livello europeo ridurre le emissioni di CO2 anidride carbonica del 7% all'anno. Questo perché ve lo dico? Perché stiamo facendo esattamente il contrario. Cioè, è istintivo che se vogliamo appunto evitare l'effetto serra, dobbiamo ridurre le emissioni di carbonio. Le hanno calcolate, dobbiamo ridurre del 7% all'anno. Bene, l'anno scorso l'Europa ha aumentato le sue emissioni rispetto a 2 anni fa. Quindi stiamo facendo esattamente il contrario di quello che dovremmo. E l'Italia, naturalmente è tra le nazioni bocciate, perché l'Italia nel suo complesso ha un più 3,2%. Cioè l'Italia nel 2017 ha emesso più 3,2% in più di anidride carbonica rispetto al 2016. Quindi ancora una retromarcia, come il settore energetico che è stato uno dei maggiori responsabili di questa retromarcia, perché il settore energetico l'anno scorso ha prodotto più 14% di anidride carbonica. L'anno scorso, meglio ancora, negli ultimi 3 anni noi abbiamo prodotto meno elettricità rinnovabile, meno 10%. Abbiamo prodotto più elettricità fossile, più 12%. Risultato più 14% di anidride carbonica. Ed è per quello che vi dico che se queste cose non vi vanno bene, non limitatevi a dire ma qua, su e giù, a costo zero cambiate fornitore di elettricità e sceglietevi un 100% rinnovabile. A costo 50 euro una volta sola, perché si acquista una quota della cooperativa, quindi per sempre, 50 euro una volta sola siete soci. Quindi cambiate completamente da essere un numero che non conta niente, solo un cliente fra milioni, siete un socio che decide e vota esattamente come tutti gli altri. Ovviamente io queste cose ve le dico perché le fate, non è che ve le dico, fatele, e io vado alle Bahamas, le ho già fatte da parecchi anni. Mobilità. Allora, una delle prime cose che posso fare tutti i municipi, quindi questo è un messaggio soprattutto per gli amministratori, è utilizzare il nuovo codice degli appalti, perché il nuovo codice degli appalti mi dà la possibilità di valorizzare il comportamento ambientale di un oggetto. Cioè, se io decido di acquistare 100 bicchieri e li trovo anche con la plastica biodegradabile, posso valorizzare il fatto che se anche questo bicchiere mi costa un po' di più, però siccome la plastica è biodegradabile, quindi costa meno nell'asporto dei rifiuti, riciclaggio, di bum di bam, questo a norma di legge lo posso valorizzare. Quindi anche se mi costa di più, faccio il conto, si dice, a ciclo vita completo, full cycle in inglese, full cycle, a ciclo di vita completo, e legalmente, anche se mi costa di più, io aggiudico l'appalto a lui perché ambientalmente è più sostenibile. Quindi per tutti gli investitori pubblici sappiate che le offerte possono essere valutate sulla base del costo del ciclo di vita intero, quindi compresi i costi ambientali. Quindi, nel caso nostro, automobili, autobus, eccetera, io posso dare premialità appunto alle auto elettriche e alle auto a idrogeno, che appunto sono più pulite. In questo momento, o meglio, con un dato dell'inizio 2017, quindi un dato di un anno e mezzo fa, un autobus elettrico rispetto a uno diesel si ammortizza in 8 anni. Quindi sì,
bel periodo per ammortizzarlo, però insomma un'auto dura più di 8 anni, quindi ci può ammortizzare. Questo comunque è un dato di un anno e mezzo fa, adesso da 8 probabilmente saranno diventati 7 anni di ammortamento. Esiste un piano nazionale per il rinnovo degli autobus, ci sono 3 miliardi e 700 milioni impegnati da qui al 2030 e quindi sempre un messaggio per le municipalità, ci sono questi fondi a disposizione. Allora, sulla mobilità sostenibile facciamo subito una divisione in grossi capitoli. Sicuramente la prima cosa è il trasporto pubblico locale TPL e ferrovia treni. Quindi la migliore strategia rimane quella di incrementare il più possibile il trasporto pubblico locale e il trasporto non locale ma sempre pubblico, quindi a mezzo treni. E l'efficienza è decisamente più elevata. Se prendiamo il tram, un viaggio fatto col tram è 7 volte meno impattante rispetto allo stesso viaggio fatto in automobile. Fatto in treno siamo 3 volte e mezzo, quindi c'è un risparmio di 3 volte e mezzo rispetto all'automobile. E quindi la prima cosa è il trasporto pubblico locale. Poi naturalmente quella che si chiama mobilità leggera e quindi scooter, bici. Adesso stanno uscendo una miriade di aggeggi che vedrete soprattutto in questo momento sui ragazzini. L'overboard, che è quella specie di skateboard orizzontale, avrete visto dei bambini girare con questo oggetto elettrico, appunto. Ci sono monopattini elettrici, ci sono i monoruota elettrici, c'è tutta una serie di veicoli. Poi io qui vi faccio solo vedere, ma ho messo solo le bici pieghevoli perché secondo me comunque la bicicletta, soprattutto in questo caso pieghevole, rimane ancora, io credo, il miglior compromesso tra comodità, sicurezza, eccetera. Però stanno nascendo una miriade di oggettini vari, perché sfruttano il fatto che il motore elettrico ha questa peculiarità inimitabile del motore a scoppio, che cioè tecnicamente si dice che la sua coppia è massima subito, appena parte lui ti dà subito la coppia massima. Cosa vuol dire la coppia? Quanto spinge? Voi sapete bene che con un'auto, in una della prima, comincia ad accelerare, la macchina parte prima con un po' più lentamente, poi quando comincia a prendere giri è solo sui 2000-2500 giri che spinge al massimo, cioè è lì che la coppia è massima, mentre il motore elettrico ha la coppia massima da fermo, quindi spinge con un dannato. Cosa vuol dire in pratica? Che con motori molto piccoli, mostruosamente piccoli, non ci si capacita, ma spingono come dannati. Quindi un monopattino che voi fate fatica a capire dove è il motore, dove cavolo è talmente piccolo che non riuscite a dire dove è, eppure vi trascina a 20 km all'ora tranquillamente. Stessa cosa vale per le bici elettriche. Ora, mobilità sostenibile vuol dire sia bici a pedalata manuale normale, naturalmente le bici a pedalata assistita. E qui c'è una grossa differenza purtroppo sull'industria italiana, perché per esempio nel 2012-2013 in Italia noi abbiamo venduto più bici che auto. Nel 2012 e nel 2013 in Italia abbiamo venduto 1.600.000 bici, quindi più bici che auto, e siamo i primi produttori ed esportatori di biciclette normali in Europa. Noi siamo i primi produttori ed esportatori di biciclette normali, però siamo solo ottavi sulle bici elettriche. E questo, poi lo riprenderemo più e più volte, fa parte del ritardo di tutta la filiera automotive italiana, perché la politica non se ne sta minimamente occupando, quindi le aziende vanno avanti a loro personalissima discrezione, perché qui in Italia non c'è una politica che favorisca appunto la mobilità elettrica. Quindi è un grosso peccato, perché i dati sono elevati. L'anno scorso in Italia sono state vendute 125.000 biciclette elettriche, che non sono poche, 125.000 biciclette elettriche. E appunto sono uno dei mezzi principali. Io, vabbè, a Roma c'è una bicicletta pieghevole, però normale, finché ce la faccio la uso normale. Se voi andate su tipicamente YouTube,
Vedete, io qua vi ho messo giusto alcuni, vi faccio vedere solo la schermata iniziale. C'è il Milan di Dio, persino il TG1, vedete qua se riuscite a vedere il nome di TG1, persino il TG1 si è degnato, proprio poco tempo fa, 19 gennaio, di fare un servizio sulle bici pieghevoli elettriche, che ribadisco, per il traffico urbano, per gli spostamenti piccoli, rimane, tra l'altro in città, è il mezzo più veloce, cioè in città, ad esempio in città congestionata, Milano, Roma, io stesso mi è capitato più volte di partire assieme all'autobus e qualche volta arrivo un po' prima lui, ma diverse volte arrivo prima io, basta che sia un minimo incidente, un minimo lavoro in corso, eccetera, eccetera, sapete meglio di me, il traffico si blocca immediatamente. Quindi la bicicletta elettrica rimane un mezzo straordinario. Tra l'altro, guardate questo cosa si è inventato, questo è un pezzo unico al momento, e qui siamo in Svezia, quindi sulla neve, questa che mi sembrerà un'automobilina, in realtà è una bici, in realtà è assolutamente una bici dotata di un po' di carrozzeria, ma è assolutamente una bici, vedete che va sulla, qui è proprio Svezia, va sulla neve, adesso vabbè, abbiamo la linea che abbiamo, va su terreni accidentati, va dappertutto, è proprio una bici elettrica, né più né meno, c'è solo messo un po' di carrozzeria, le luci, un po' di portabagagli dietro, infatti vedete che la bici elettrica per l'altra assistita, quindi comunque non è che vi sta spingendo, come su tutte le bici elettriche, sapete che dovete comunque pedalare affinché il motore elettrico entri in azione. Questa è una delle tante soluzioni, certamente su paesi più freddi, in cui piove molto più spesso, nevica, eccetera, eccetera, vedete, sta andando, tra l'altro su percorsi in cui un'auto probabilmente, questo lo fa apposta, tanto per farci vedere un po' la maneggevolezza, e quindi nel futuro vedremo sempre più mezzi come questo. Ecco, 15 miglia orarie, quindi chiaramente sono circa 22-23 km all'ora, voi sapete bene che per legge una bici elettrica non può andare, mi pare, sotto i 25 km all'ora. Ok, andiamo avanti. Allora, tra l'altro, con l'ingresso di questi nuovi mezzi bisognerà cambiare anche un po' il codice stradale, perché per esempio adesso vi ho detto del monopattino, se qualcuno lo vuole comprare, se lo compri, però sappia che può circolare solo in aree private. Il monopattino viene considerato ciclomotore, quindi deve avere targa, luci. In questo momento in Italia ci sono pochissimi modelli di monopattini omologati per circolare su strada. La stragrande maggioranza non sono omologati, quindi funzionano benissimo, ma li potete usare nei parchi, a casa vostra, su aree private, non per strada, perché non sono omologati. Questa sarà una delle cose che dovremo cambiare. Due parole sulle colonnine di ricarica. Siamo estremamente in ritardo, siamo mostruosamente in ritardo. Io sto parlando con gli stakeholder proprio per spronarli ad accelerare. In sostanza è Enel che ha previsto 14.000 colonnine nei prossimi anni, e a livello politico si dovrà anche sistemare la tariffazione, perché questa è una delle cose assurde italiane. Se io ricarico l'auto a casa mia, pago la metà che non se la ricarico mediamente sulle colonnine elettriche. Una cosa piuttosto assurda, che dovremo sistemare le tariffe, perché in questo momento appunto è poco, non sono assolutamente, diciamo, integrate. Una notizia interessante a livello europeo. A livello europeo le lobby riescono ancora a contare moltissimo. La vicenda del Dieselgate ve la ricordate tutti, e io ho un po' di numeri, dopo casomai ve li do. Avevamo dei riscontri che erano dal 40 all'80% falsi, quindi migliorativi rispetto alla realtà. C'è un ulteriore problema, che l'Europa in questo momento sta discutendo il Second Mobility Clean Package, quindi il pacchetto sulla mobilità pulita, e la Germania ha ottenuto dei cedimenti, ha ottenuto, diciamo, di essere meno ambiziosi, e ha tolto
le sanzioni e ha tolto, la parte di malus dal meccanismo di bonus malus che l'Unione Europea vorrebbe introdurre appunto per consentire alle case automobilistiche di continuare a vendere man mano prodotti sempre più puliti. Un'altra cosa, diciamo, che rimane immediatamente è abbastanza impattante, un motore a scoppio a 1200 parti in movimento, scusate, 1800 parti in movimento, un motore elettrico ne ha 12, quindi 1800 parti in movimento contro 12, tanto è vero che una delle caratteristiche migliori delle auto elettriche è che fanno letteralmente milioni di chilometri, cioè se sostituite la batteria, in questo momento per esempio la Nissan Leaf, che è una delle auto, anzi è l'auto più venduta al mondo, l'auto 100% elettrica più venduta, vi dà garanzia per 150.000 km il pacco batteria. Se glielo cambiate, il motore elettrico tranquillamente vi fa 1 milione di chilometri, perché è estremamente più semplice e ha molte meno parti in attrito. Poi l'altra cosa essenziale, che diciamo molto probabilmente il pubblico, il cittadino vi chiederà o vi confuterà, è il discorso delle emissioni dell'inquinamento complessivo. Cioè molti dicono, beh, ma l'auto elettrica va con l'energia elettrica fatta ancora purtroppo in maggioranza dalle fossili, e questo è assolutamente vero, perché per esempio in Italia il 63-65% dell'elettricità viene fatta da fonti fossili, incluso un 5% di nucleare che importiamo ancora. Quindi certamente sì, certamente l'auto elettrica in questo momento va ancora per i 2/3 con elettricità, diciamo così, sporca. Ma è pur vero che decine di studi di università e centri di ricerca hanno calcolato che già attualmente, adesso, con il sistema produttivo elettrico che abbiamo e con le automobili adesso in circolazione, adesso in commercio, già adesso le emissioni delle auto elettriche sono 2-3 volte più basse rispetto alle emissioni di un'auto a motore a scoppio, inteso sempre come ciclo di vita. E qua comunque, consentitemi, ce l'ho scritto più sotto, ma lo dico subito, attenzione però, quando abbiamo comprato un'auto abbiamo consumato una quantità spropositata di energia, cioè per produrre un'auto si consuma una quantità pazzesca di energia, voi pensate all'acciaio, il ferro, tutto il processo di produzione. Questo significa che per ammortizzare tutta quell'enorme botta iniziale di energia consumata, io all'auto devo fare almeno 250.000 km. Se la cambio prima, ho buttato via una grossa fetta di energia che mi è stata necessaria in fase di costruzione. Questo purtroppo è stato un enorme favore. Vorrei usare un termine più pesante, ma mi limito a dire favore, fatto dalla politica alle case costruttrici. Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 6, quindi cambia macchina. Gli unici contenti sono i costruttori di automobili. L'ambiente non ringrazia di sicuro, perché, ripeto, per ammortizzare il costo energetico iniziale di produzione, all'auto io avrei dovuto fargli fare almeno 250.000 km. Nel materiale che poi metto a disposizione ci sono anche gli studi da cui ho preso la maggior parte delle indicazioni, oltre tantissimi articoli, ma abbiamo uno studio fatto da RSE. RSE è Ricerca di Sistema Energetico, è un'azienda 100% pubblica, detenuta dallo Stato, che, come dice il titolo, Ricerca Sistema Energetico, fa solamente appunto ricerca sul sistema energetico, dai cavi ai trasformatori, agli isolatori, alle fonti fossili, alle fonti rinnovabili, eccetera, eccetera. Ha fatto uno studio l'anno scorso sulla mobilità e molti dati vengono da questo studio. Un altro studio importantissimo è di Legambiente, che è uscito il mese scorso, sempre sulla mobilità. E poi c'è uno studio di gennaio 2018, quindi anche questo recentissimo, di qualche mese fa, del World Economic Forum, quel famoso forum, diciamo che sui telegiornali lo sentiamo una volta all'anno, perché diciamo è il forum dei grandi ricchi del pianeta, il forum di Davos, il forum dei grandi ricchi. E questo l'ho utilizzato 2 mesi fa per confrontare quello che aveva detto Marchionne
Se vi ricordate, qualche mese fa c'era stata la trasmissione Report con un servizio proprio sulla mobilità, esattamente sulla mobilità elettrica. E in quel servizio Marchionne diceva che l'auto a metano inquina di meno dell'auto elettrica. Allora io gli ho chiesto pubblicamente se ci fornisci i dati, gliel'ha chiesto anche il giornalista al momento, ma lì Marchionne, scusate il termine, devo dirlo sboronamente, ha detto i dati li so io, basta. Allora io gli ho mostrato invece lo studio del World Economic Forum, che è un forum svizzero, e Marchionne è residente in Svizzera, e su quello studio viene evidenziato che la tecnologia attuale, con le automobili attuali, appunto, l'auto elettrica inquina di meno, per cui sarebbe interessante sapere Marchionne dove prende i suoi dati. Ho anche aggiunto ironicamente che io in questi 5 anni ho parlato con tutti i vertici Enel, Eni, Terna, Snam, tutti. Fiat non l'ho mai vista, ma d'altronde, essendo io il capogruppo di una forza che 5 anni fa aveva il 25% degli italiani e questa volta c'è il 32% degli italiani, evidentemente non è sufficiente per poter accedere a colloqui così importanti. Allora, questo è estremamente importante. Allora, secondo l'Istat, noi spendiamo, i cittadini italiani spendono il 15% del totale dei propri guadagni annuali in trasporti, e questo più o meno i conti in tasca ve li sarete fatti tutti. La media italiana, appunto, è 15% di trasporti. È quasi incredibile il dato che ci riporta sempre l'Istat, per cui insomma più ufficiale di così non so dove trovarlo, che dice che per esempio nel 2014 gli italiani per l'acquisto dell'auto, ma ancora di più per l'esercizio, quindi combustibile e motorizzazione, sapete, nel 2014 gli italiani hanno speso 140 miliardi di euro in un anno solo, acquisto di automobili, ma ancora di più combustibile e manutenzione, 140 miliardi di euro. Quindi pensate di quali business stiamo parlando, e quindi questo mi dà modo di dire che combustibile elettrico costa di meno, e soprattutto la manutenzione. L'auto elettrica è estremamente più semplice, quindi i costi di manutenzione sono molto più bassi. Chiedere ai tassisti, basta che chiedere ai tassisti, i tassisti sono stati i primi a convertirsi all'ibrido, che è già più semplice, e saranno anche i primi a convertirsi all'elettrico, perché non c'è paragone come costi di manutenzione. Altro dato interessante, Parigi ha 20 auto per ogni 100 abitanti, 20 auto per ogni 100 abitanti, Parigi. Milano 50 ogni 100, Roma 60 ogni 100. Quindi pensate alla differenza tra un buon trasporto pubblico locale e un non buon trasporto pubblico. Parigi 20 auto ogni 100 abitanti, Milano 50, Roma 60. Due parole le dico anche sull'e-commerce, che c'entra marginalmente, perché marginalmente mica tanto, perché l'e-commerce sta esplodendo come tante altre cose, esplodendo nel senso che insomma sta incrementando velocemente, e per noi consumatori ha tanti vantaggi simpatici, però sta determinando una proliferazione di microconsegne, quindi vuol dire quanti viaggi, di corrieri che viaggiano per portarvi magari il cellulare, l'accessorio, il cavetto, per carità anche cose più grandi naturalmente, però sta determinando quella che si chiama parcellizzazione delle spedizioni, quindi spedizioni piccole, se non sono molto ben organizzate, determinano un peggioramento dei trasporti. Dopo, se ci arrivo alla fine, ho i dati più precisi, perché in Italia la stragrande maggioranza dei trasporti sono fatti da piccoli operatori privati fino a 5 dipendenti, quindi micro realtà che non sono logisticamente benissimo organizzati.
il risultato, morale della favola, gira un fracasso di furgoni, ma non sono sempre a pieno carico, quindi ottimizzati come gestione dei trasporti. E questo è un peccato, perché l'e-commerce potrebbe e sta già dando dei vantaggi competitivi al cliente finale, perché se voi fate veramente la spesa degli alimentari via e-commerce, in 57 città italiane sulle 67 prese a campione, è più economico fare la spesa, quella degli alimentari, via e-commerce. E gli operatori più economici sono operatori che non hanno i negozi fisici, non li hanno proprio, fanno solo il lavoro appunto di magazziniere e spedizioniere. C'è una nota associazione di consumatori che ha fatto un test apposito ed è risultato che i supermercati più convenienti sono quelli online, e su 57 città, su 67 prese in campione, è più economico fare la spesa online. Questo per noi consumatori è bello, però dobbiamo trovare anche qui un sistema per efficientare al massimo le spedizioni, in maniera che il furgone parta carico e a 100 metri faccia la fermata per consegnare la merce, poi rientri, faccia il ripieno di nuovo e via ancora per altre consegne. Quindi questo ve lo do, diciamo, come cosa da attenzionare nel futuro. Parlando sempre di mobilità, è importante ovviamente il settore, perché il settore della mobilità conta un quarto delle emissioni globali. Quindi la mobilità emette il 23% nel mettere in circolazione un quarto delle emissioni globali di anidride carbonica. Più precisamente, di questo 23%, il 73% è il trasporto su strada, il 10% è la navigazione, 10 aeroplani, 4% ferrovie. Quindi vedete quanto le ferrovie siano le meno impattanti per quantità e qualità a livello ambientale. Ecco, un'altra cosa che il giornalista di turno o il cittadino di turno poco informato, tanto è vero che ho dovuto smentire pubblicamente un servizio del Fatto Quotidiano, che insomma di solito è anche piuttosto attendibile, però in questo caso il giornalista non ha la più pallida idea di dove avesse preso i dati, completamente sballati. Un'altra obiezione che può venire a tanti è quella del fabbisogno di corrente elettrica. Cioè, molta gente si domanda, vabbè, se domani chiudiamo tutte le auto a benzina, il gasolio, e andiamo tutti sull'elettrico, la rete ce la fa a darci tutta questa elettricità? La rete, la produzione? La risposta è sì. Sì, con un minimo di accortezza, nel senso che quando piazziamo le automobili a caricarsi, ci sarà un sistema intelligente di gestione della ricarica. Per cui se ne abbiamo 1 milione collegate che si stanno caricando, non verrà dato il massimo della potenza a tutte parallelamente, verrà fatto un bilanciamento. In ogni caso, morale della favola, tutti gli attori del sistema, con i relativi studi nero su bianco, dicono assolutamente la rete regge, sia in fase di distribuzione della potenza, sia proprio come quantità di energia richiesta. I numeri sono assolutamente compatibili, i numeri sono, ci stanno assolutamente dentro, quindi non è un problema di dimensionamento della rete. In questo momento i colli di bottiglia, come sapete, sono appunto le centraline di ricarica, le colonie di ricarica, ma è solo una questione che dobbiamo ancora costruire, non che non abbiamo energia sufficiente per costruire. Parliamo un attimo di lavoro, perché la filiera dell'automotive italiana è una delle più grandi in assoluto in Italia, insomma anche proporzionalmente nel mondo, perché a seconda delle fonti andiamo da 800.000 persone impiegate a 1.200.000 persone impiegate, quindi facendo la media è esattamente 1 milione, che vuol dire che tutta la filiera allargata, automobili, carburante, manutenzione, tutto ciò che ha a che fare con il mondo dell'automobile, in Italia abbiamo 1 milione di persone impiegate. E questo, attenzione, che spero che lo teniate bello strong,
Perché qui stiamo rischiando. Stiamo rischiando. Perché gli altri paesi stanno investendo massicciamente nelle auto elettriche, nella mobilità elettrica. Noi no. Una buona parte delle aziende italiane si sta arrangiando perché ha capito che il futuro è sull'elettrico. No, non sono affatto stupide le aziende italiane, quindi l'hanno capito, però non c'è una guida, non c'è una guida politica, non ci sono dei risultati tassativi da raggiungere, non c'è quella che si chiama una roadmap, cioè una scaletta precisa con delle tempistiche, con delle cose da fare. Quindi le aziende vanno così per ispirazione. Tanto è vero che FCA, la Fiat, una farmacia. Però attenzione che ogni stiamo parlando di 1 milione di persone impiegate. Vi do un altro numero che vi rende subito conto della diversità pazzesca di impegno. La Cina ha in funzione, non in progetto, ha che girano per strada 200.000 autobus, non auto, 200.000 autobus elettrici, 100% elettrici. Ora la Cina ha 20 volte la popolazione dell'Italia, semplifichiamo un attimo, ha 20 volte. Quindi se la Cina ha 200.000 autobus elettrici, noi dovremmo avere 10.000 autobus elettrici in giro. Voi quanti autobus elettrici avete visto? Allora ce ne sono 25 a Torino, qualche altro in giro, ma sicuramente non arriveranno a 10.000. Ed è un enorme peccato perché, come avevo messo in uno dei video che trovate appunto qui nella sezione, noi avevamo il record. Noi fino al 2000 avevamo il record, eccolo qua, fino al 2000 il nostro paese aveva il record di diffusione della mobilità elettrica in Europa, con 21.000 tra auto, furgoni e quadricicli. Quindi fino al 2000 eravamo tra i primi. Dopodiché, come è successo per le fonti rinnovabili, scaliamo. Nelle fonti rinnovabili abbiamo perso 120.000 posti di lavoro, eravamo 180.000, adesso siamo 60.000, quindi persi i 2/3 della forza lavoro. Per questo vi do attenzione che stiamo parlando di 1 milione di persone a vario titolo impiegate nella filiera dell'automotive, per cui se trovate un politico gli darsi una mossa. L'altra grossa rivoluzione sarà naturalmente la guida autonoma. In questo momento c'è ancora un problema serio di riconoscimento dei pedoni e delle biciclette, per cui ci vorrà ancora tempo prima di vedere le auto a guida autonoma. Dovremmo farcela e sarebbe un grossissimo miglioramento dal punto di vista della sicurezza. Perché? Perché in questo momento l'85% degli incidenti avvengono per cause umane, quindi non per un guasto tecnico, la ruota che si buca, lo sterzo che non funziona, il freno che non frena. L'85% degli incidenti avvengono per cause umane. Quindi se sviluppiamo, ci arriveremo, ci vorranno 5-10 anni, alla guida autonoma, l'85% degli incidenti cessa o comunque diminuisce moltissimo. Ripeto, in questo momento ancora non ci siamo, abbiamo ancora bisogno di miglioramenti futuri. Mobilità sostenibile, una cosa di cui non si parla assolutamente sono le idrovie. Le idrovie, soprattutto nell'Italia del Nord, e non lo dico io, lo dicono grandi esperti nazionali, le idrovie per collegare Piemonte e Lombardia con il mare Adriatico, quindi tutto il percorso della Pianura Padana, sono una opportunità molto interessante. Ma naturalmente non se ne parla perché sembra di parlare del Medioevo, trasporto con le zattere, come la stessa cosa quando si parla di biciclette. Sembra di tornare indietro, sembra di dire Poareti, come diciamo noi in Veneto, andare via per mutande sporche, no? Sembra di parlare. Io ogni tanto mi presento in giro con la mia bicicletta pieghevole, arriva il senatore Girotto con la bicicletta pieghevole. Imebarda, non so. Poi gli spero, guarda, ci ho messo di meno arrivare con la bici che non a prendere l'autobus, perché io vi assicuro che da Palazzo Madama fino, per esempio, a Piazza degli Apostoli, che
linea d'aria sono, saranno 600 metri, l'autobus deve fare un giro così a piedi, comunque 600 metri, comunque insomma un attimino ci metti con la bicicletta, è un lampo e ci arrivo tranquillamente fresco come una rosa. Proseguendo con l'auto elettrica siamo in ritardissimo perché non c'è volontà politica e quindi siamo gli ultimi anche a livello di incentivi. Incentiviamo pochissimo, molti incentivi sono cosiddetti diretti, quindi tipicamente ti presto i soldi per comprare la macchina o addirittura ti regalo una parte dei soldi per acquistare la macchina, poi c'è tutti quelli indiretti, quindi sconto sul bollo, sconto sull'autostrada, esenzione di altri oneri, quindi ci sono tutta una serie di possibilità indirette, accesso alle ZTL, parcheggi riservati, la corsia riservata, quindi sulla corsia riservata dove vanno autobus, taxi, ci posso far andare anche l'auto elettrica, quindi ho tutta una serie di incentivi indiretti che posso dare. Noi naturalmente siamo assolutamente gli ultimi, noi abbiamo un numero di auto elettriche che è 10 volte inferiore alla media europea, quindi siamo 10 volte sotto la media europea, quindi pensate quanto indietro siamo. Qualcun altro vi dirà le batterie vanno tutte al litio, non ce n'è abbastanza e poi lo smaltimento è un problema. Litio c'è e comunque non lo consumeremo mai tutto perché già in questo momento stanno uscendo le batterie in grafite. Il litio in questo momento è il top di gamma, ma lo resterà ancora per qualche mese, per qualche anno. Sicuramente non per i 20-30 anni e ne abbiamo ancora di più di disponibilità di litio, quindi non è un problema così come non è un problema di riciclo. Intanto la batteria si può riciclare e in ogni caso dopo gli 8 anni che ha passato sulla vettura è già predisposto che si prendono e si fa fare una seconda vita come sistemi di stoccaggio, quindi si mettono assieme tante di queste batterie delle automobili e si fa un sistema di stoccaggio più grosso. Quindi nel riciclaggio non è un problema. Tra l'altro, prima che arrivi alla fine, siccome è con le ultime lettere, vi spiego subito qual è l'altro enorme vantaggio dell'auto elettrica, che scusate, io ormai l'ho dato per assodato, talmente ne parlo da tanto tempo, ma è la chiusura del cerchio delle rinnovabili, è l'ultimo pezzo del puzzle delle rinnovabili, perché tutti quanti voi sapete le rinnovabili producono quando c'è la sorgente, quindi il sole, di notte il fotovoltaico non produce, e ugualmente il vento, che è l'altra grossa potenza che abbiamo installato in Italia, anche lì non c'è sempre vento, quindi abbiamo il problema degli stoccaggi che servono quando non c'è la risorsa, ma anche quando c'è troppa, perché tipicamente durante la giornata in cui il fotovoltaico produce moltissimo, molte volte io devo staccarlo l'impianto, perché l'impianto produce, ma in quel momento non ho una richiesta di energia così elevata. E siccome l'elettricità o la consumi immediatamente, oppure appunto devi stoccarla su delle batterie che in questo momento non ci sono, e quindi cosa fare? Devo proprio spegnere l'impianto. C'è uno spreco assoluto, cioè l'impianto bello, funzionante, splendente, devi staccarlo perché in quel momento non c'è bisogno di tutta quell'energia. Se avessimo batterie su batterie su batterie, questa energia in più, proprio in eccesso, verrebbe stoccata le batterie. E quali saranno domani questo enorme sistema di accumulo? Le auto elettriche, perché le auto elettriche sono pacchi di batteria che girano con un motore elettrico e con quattro ruote. Quindi quando cominceremo a avere 100.000, 200.000, 500.000, 1 milione di auto elettriche, avremo un sistema di accumulo mostruoso, in grado di prendere l'energia in eccesso, restituirla anche di notte, quindi già adesso c'è la tecnologia che per esempio tu l'auto la puoi alla sera collegare a casa per alimentare la casa. Se la batteria è parzialmente carica, tu puoi alimentare la casa. Naturalmente puoi fare anche il contrario, quindi prendere, collegare dalla casa. E questa bidirezionalità è quella proprio che riesce a aiutare moltissimo la rete, tecnicamente si chiama disfacciamento, quindi il fatto che quando la rete ha bisogno io gli do energia, quando invece la rete non ha bisogno me la prendo. Questo disfacciamento
che è assolutamente utilizzabile nelle auto elettriche, consente in questo momento ai proprietari delle auto in Danimarca di prendersi 1.500 euro all'anno senza fare un H stracca. Si prendono 1.500 euro all'anno semplicemente perché acconsentono a che la loro macchina, quando è attaccata alla colonnina per farsi il pieno, faccia anche il contrario, cioè aiuti la rete nei momenti di difficoltà. E per questo i possessori in Inghilterra di queste, scusate, in Danimarca, a Copenaghen, siamo andati a vedere proprio con Luigi l'anno scorso, tecnologia italiana, che ancora non si può fare in Italia. Non si può fare in Italia perché? Perché manca il pezzo di carta. La tecnologia è italiana, diciamo, è sua. E si fa negli altri paesi, in Italia non si può fare perché manca il pezzo di carta. Io ho già chiesto ai dirigenti Enel, stante il mercato italiano, al proprietario di un'auto elettrica, loro sono disponibili a dargli dai 300 ai 400 euro all'anno, appunto perché l'auto faccia questo servizio di bilanciamento, di dispacciamento. Se voi vi fate i conti, 300 400 euro in un anno sono 8.000 km con un'auto elettrica. Quindi voi avreste gratis 8.000 km solo perché siete proprietari di un'auto elettrica. E avreste 8.000 km gratis all'anno, scusate se è poco. Allora, dicevo della filiera, appunto che conta 160.000 imprese e circa 1 milione di occupati, quindi assolutamente dobbiamo migliorare. Cosa hanno fatto per esempio la Cina e una decina di stati americani? Hanno posto degli obiettivi vincolanti alle case costruttrici. Hanno detto tu nel 2020, tu BMW, tu Mercedes, tu Renault, tu casa costruttrice, qualsiasi, vuoi vendere auto in Cina nel 2020? Bene, numeri alla mano, mi devi dimostrare che hai venduto almeno l'8% di veicoli elettrici. Se ne hai venduto l'8% almeno di veicoli elettrici, allora puoi continuare a vendere in Cina, altrimenti in Cina non vieni a vendere una castrocca. E la cosa è talmente dirompente che la Germania ha chiesto e ottenuto un anno di deroga per prepararsi. Un anno che in termini industriali di queste filiere è pochissimo, ma è la cosa talmente grossa che la Germania ha chiesto un anno di deroga. Che poi è una pseudo deroga perché non è che hanno spostato l'obiettivo. Dovevano partire con un obiettivo leggermente inferiore all'anno prima, hanno bypassato questo obiettivo leggermente inferiore all'anno prima e sono passati direttamente all'8% al 2020. Ora capite che quando un'azienda sa che deve vendere almeno l'8% di auto elettriche in Cina entro il 2020, dov'è che va a fare le fabbriche di auto? Le va a fare in Cina perché sa perfettamente che almeno l'8% delle auto elettriche lì vanno vendute. Se noi in Europa facessimo la stessa cosa e ponessimo un vincolo obbligatorio e dicessimo qui in Europa tu mi devi vendere almeno l'8% delle auto elettriche, ripeto, l'hanno fatto anche 10 stati americani, allora daremmo un motivo solidissimo alle case costruttrici di mantenere le fabbriche in Europa. Vedete, per quello che prima vi davo i numeri appunto anche degli impiegati. Sulle merci vi ho già detto qualcosa, i trasporti merci si effettuano prevalentemente su strada, il 52% si fa su strada, il 31% si fa su mare e solo l'11% si fa su ferrovia. Quindi ancora una volta quello che diciamo come Movimento 5 Stelle da sempre, che dobbiamo aumentare assolutamente l'opportunità di utilizzare le ferrovie. Tra l'altro in Italia ci sono 1.000 chilometri di ferrovie dismesse, nel senso che sono lì, basterebbe sistemarle un attimo e potrebbero tornare attive. 1.000 chilometri, non sono proprio pochi. E vi dicevo che in Italia il 65%, anzi peggio ancora in tutta Europa, il 65% delle aziende che fanno trasporti ha meno di 5 addetti. Quindi pensate la non organizzazione. La non organizzazione, perché tutte aziende così piccole, per carità, faranno del loro meglio sicuramente, però non è una grossa azienda che ha centinaia di veicoli e li può ottimizzare i trasporti al massimo. In Italia l'80% delle consegne urbane è fatta da padroncini,
che sono molto spesso artigiani e non hanno certo una mentalità industriale. Sempre a livello di ferro, trasporto pubblico, l'Italia ha il tristissimo primato che ha il 52% in meno di metropolitane e il 68% in meno di tram rispetto alla media europea. Quindi anche questo è un dato che vi fa capire quanto indietro siamo, metà delle metropolitane e un terzo rispetto agli altri paesi di tram. Quindi la cosa va assolutamente velocizzata, come abbiamo detto nel titolo di questa serata. E questo l'ho detto. Dunque, un'altra cosa che vi invito ad approfondire su internet, io vi do tutti gli studi ufficiali che vi ho menzionato prima, però chiaramente potete approfondire, è l'inquinamento da diesel. Perché molti sono convinti che il diesel tutto sommato inquini poco. No, il diesel non inquina poco, soprattutto a livello di ossidi di azoto, i famosi NOx, che sono fortemente impattanti sulla salute. Il diesel inquina 20 volte di più del GPL, 15 volte di più della benzina, e non c'è filtro che tenga. E quindi non è assolutamente vero che il diesel inquini poco, purtroppo, magari. Ecco, sempre a livello di posti di lavoro, abbiamo anche gli studi già fatti che dicono che se noi passiamo appunto alla mobilità elettrica e sostenibile, creeremo da qui al 2030 mezzo milione di nuovi posti di lavoro. Quindi il saldo è assolutamente positivo. E parlo di saldo non a proposito, non a sproposito, perché questi studi dicono che ne perdiamo dei posti di lavoro nella filiera standard del fossile, ne creiamo di nuovi, il saldo totale è positivo per mezzo milione. Quindi anche qui, se qualcuno avesse, diciamo, il sentore di dire ma perdiamo posti di lavoro, no, creiamo mezzo milione di posti di lavoro. Poi una cosa simpatica a livello di ragionamento sono un'ipotesi di calo dei costi o addirittura di guadagno, è vendere i dati che la vostra automobile genererà dal momento che, girando e avendo già attualmente un'auto 200 sensori a bordo, voi potrete vendere o comunque dare il permesso alle varie società di utilizzare questi dati, che sono naturalmente dalla pressione atmosferica, la temperatura, l'umidità, ma soprattutto dove andate e cosa fate. Davanti a quali negozi passate, davanti a quali negozi vi siete fermati, quindi probabilmente per fare acquisti, davanti a quali ferrovie, quindi che mezzi utilizzate, tutta una serie di dati. In questo momento le auto che adesso vi vengono vendute hanno 200 sensori a bordo. La mole di dati che generano ha un valore. Sapete bene, per fare un paragone, il vostro account su Facebook vale 18.000 euro. Il vostro account su Facebook vale mediamente 18.000 euro, che sono i dati che voi date in pasto più o meno consapevolmente a Facebook stessa, che poi li rivende alla società, e sapete perfettamente che infatti le pubblicità che vi arrivano mirate sui vostri gusti. Se il giorno prima avete acquistato su eBay un paio di scarpe, il giorno dopo e per i sei mesi successivi, quando entrate su Facebook o su Google, vi verrà fuori la pubblicità di altre scarpe, perché sanno che vi siete interessati all'acquisto, avete comprato delle scarpe, quindi potrete comprarne ancora. Allora, ci sono già delle ipotesi che addirittura si potrebbe guadagnare vendendo questi dati. Io sono molto più prudente, diciamo che magari potremmo avere qualche sconto dando la possibilità alle varie società tipo Facebook e Google di utilizzare i dati che genereremo girando. Un'altra cosa è che i politici devono stare attenti, quindi è bene che lo sappiate anche voi, perché se non li fate stare attenti voi non lo sono, sono i protocolli. In questo momento abbiamo un problema di mancanza di standardizzazione dei protocolli di costruzione, meglio ancora di trasmissione di dati. E il problema è che questi protocolli si stabiliscono in Europa.
E il problema è che lì la lobby più forte vince, è quella tedesca. E quindi si fanno questi macchinari con dei protocolli che sono quelli dell'industria tedesca. E quindi l'industria italiana dovrà adeguarsi all'industria tedesca, perché noi non abbiamo una forza sufficiente a livello politico per negoziare, quindi insomma fare dei protocolli che siano, diciamo così, un compromesso tra le varie tecnologie. Ah, anche questa è una cosa abbastanza interessante. È possibile fare in questo momento la conversione di un'auto a scoppio in un'auto elettrica? È possibile, c'è la legge che lo prevede, una legge del 2016, tra l'altro spinta proprio moltissimo anche dal Movimento 5 Stelle, soprattutto dal Movimento 5 Stelle. Ci sono due problemi, uno economico e uno purtroppo giuridico, perché la legge è fatta in maniera tale che purtroppo ci vuole nulla osta da parte dei produttori originali dell'auto. Quindi io che sono interessato a fare questi kit di trasformazione, li posso fare, ma poi devo farli omologare dal produttore originale dell'auto. Quindi è come se andassi da Fiat a dirgli: guarda, con questo kit trasformi la tua Fiat in un'auto elettrica. Però a questo punto qui, no, la Fiat non vende più, non vende più, però dovrebbe omologarmi quel kit. Quindi insomma è leggerissimo conflitto di interesse. Comunque sta di fatto che questi kit costicchiano, costicchiano. E tu hai sempre un'auto che non è ottimizzata, cioè è un'auto che è nata per essere un'auto con motore a scoppio e poi è stata trasformata. Quindi in termini di peso, in termini di sensoristica, eccetera, eccetera, non è proprio sua madre. Consiglio di cominciare a guardare un po' i siti di vendita di auto, tutti i vari siti che ci sono, ce ne sono tantissimi, cui trovate milioni e milioni di auto usate, si trovano anche già le auto elettriche usate. E sapete una cosa? Sono, i prezzi sono piuttosto interessanti, perché come ho detto prima, se io prendo per esempio la Leaf, che per chi non la conoscesse, diciamo, è come una Golf, come dimensioni, come forma, più o meno come una Golf, ecco. Però un'auto elettrica 100%, il pacco batteria, come ho detto, è garantito o 7 anni o 150.000 km. Ora, voi trovate auto di questo tipo, per esempio, che hanno 20-30 mila km a 12 euro. Ora, un'auto elettrica che ha fatto 20-30 quasi nuova. Come vi ho detto, il motore elettrico fa 1 milione di km e le batterie sono garantite 150 mila km. Quindi trovare un'auto con 20-30 mila km a 12 euro, un'auto che è tipo una Golf, è già un ottimo prezzo, per cui dateci un'occhiata. Ho già detto che siamo in ritardo con le colonnine. Pensate che noi avevamo stanziato nel 2014 50 milioni di euro, 50 milioni di euro per il piano di ricarica. E quindi, cioè, erano a disposizione questi soldi. In 3 anni di questi 50 milioni di euro ne sono stati spesi 6.000 euro. 6.000 euro per pagare la tipografia che stampasse il regolamento. Quindi 50 milioni a disposizione sono stati spesi 6.000 euro per pagare la tipografia. Manca una norma che privilegi l'utilizzo delle fonti rinnovabili per fare la ricarica, quindi questa è una cosa politica, bisogna che la politica trovi un sistema di incentivare una ricarica fatta con elettricità rinnovabile, da fonte rinnovabile, e qui ritorno sempre a bomba sul fatto che oltre alla politica potete fare moltissimo voi, potete fare moltissimo voi, perché ve l'ho detto, con 50 euro diventate soci delle cooperative energetiche, quindi acquistate 100% di elettricità rinnovabile e gli date i mezzi per fare ancora più impianti, per fare ancora più produzione, quindi dipende moltissimo anche da voi. Un'auto elettrica è composta da 200 componenti da assemblare, un'auto a scoppio 1.400 componenti, quindi 7 volte di più. Due parole sulla strategia energetica nazionale, la famosa SEN, almeno famosa per chi fa questa attività in questo momento.
magari voi ne sentite parlare di meno, SEN, Strategia Energetica Nazionale. La SEN prevede 5 milioni di veicoli elettrici entro il 2030, però non prevede i mezzi per dispiegare questi 5 milioni, ma anzi prevede paradossalmente un aumento del numero dei veicoli circolanti in Italia. Cioè, come se non ne avessimo abbastanza, vi ho detto 37 milioni di auto, 12 milioni tra camion e moto, la SEN, Strategia Energetica Nazionale, chiaramente votata dal precedente governo, addirittura prevede un aumento di veicoli elettrici nel futuro, un aumento di veicoli nel prossimo futuro. Non riesco a capire con quale criterio si possa parlare di mobilità sostenibile. Una cosa ovviamente banale: quanto più incrementiamo il telelavoro da casa, e tanto più possiamo evitare spostamenti. Io per primo, attualmente, gran parte del mio lavoro è chiaramente davanti a un computer, ma sapete che esistono molti altri lavori, in cui uffici pubblici, eccetera, in cui gran parte del lavoro è davanti al computer. Quindi riuscissimo a portare quanto più possibile il lavoro su computer, quindi da smartphone a casa, da computer a casa, eviteremo gli spostamenti. Spostamenti che, questa è l'altra cosa importantissima, nel 94% dei casi si fanno meno di 120 km al giorno, ma il dato ancora più importante è che tre quarti di tutti gli spostamenti odierni nella giornata, i tre quarti sono nel raggio di 10 km. La stragrande maggioranza degli spostamenti, tre quarti di spostamenti che facciamo, sono nel raggio di 10 km. E noi spostiamo 15 quintali di merce, automobile, per spostare 80 kg di peso del passeggero, perché normalmente la media è che un'auto gira con 1,5 passeggeri. Basta guardarsi intorno, basta guardarsi la stragrande maggioranza delle auto che gira, c'ha un occupante a bordo. E questo mi dà modo di dire per l'ennesima volta che la prima politica è quella del buon senso, almeno tra colleghi di lavoro, almeno tra vicini di casa, cercate di organizzarvi un attimo, almeno tra colleghi che pendolarmente fate la stessa strada, organizzatevi un attimo. Una settimana andiamo con la mia, una settimana andiamo con la tua, una settimana andiamo con quella di Tony, e immediatamente dimezziamo i costi, dimezziamo il traffico, dimezziamo gli incidenti, dimezziamo il tempo di trasferimento, perché dimezziamo gli ingorghi. Questo semplicemente dicendo al mio collega: ascolta Tony, facciamo la strada assieme. È banale, ma voi, scusate, quanti conoscete che fanno così? È banale, ognuno deve la sua auto, perché c'ho. Se no, se da Poletti, mettesse sempre questa mentalità, che se da Poletti mettesse in comune, c'ho la mia, vado con la mia. Proprio, capisco quando ci sono altre esigenze. Però io vedo spostarsi milioni di italiani che tutti i giorni fanno la stessa strada, tutti i giorni imprecano ai semafori, perché il semaforo è lì, 200 metri di coda ogni semaforo. Poi io, come sapete, sto a Roma, venite a trovare Roma e vi divertirete. Se vi piacciono le code, vi divertirete. Tra l'altro c'è anche il rischio, che si sta già concretizzando, che cominciano a venire meno turisti dall'Europa del Nord, perché sanno che in Italia non ci sono le colonnine di ricarica. E quindi una certa fetta in aumento comincia a storcere il naso, perché vorrebbe muoversi con la propria auto ibrida o metà o elettrica, e sa che non ci sono colonnine, per cui cominciamo anche a perdere ulteriore turismo. Una nota che non è assolutamente di colore: finora abbiamo parlato soprattutto di automobili elettriche, ma c'è anche un mondo enorme, che è quello dell'agricoltura. Allora, qualcuno magari pensa che non sia possibile fare un'auto elettrica. Avevo saputo anche il camion elettrico. Molti di voi sapranno che Tesla ha annunciato per il 2019-2020 camion elettrico da 1000 cavalli con 1000 km di autonomia. Quindi questo l'hanno
annunciato 1000 cavalli, 1000 milioni da 2019-2020. A livello di trattori elettrici è assolutamente possibile farli, tanto è vero che 10 anni fa, con la tecnologia di 10 anni fa, e in internet lo trovate in video, il professor Ugo Bardi, che è uno dei massimi esperti italiani di energia, presidente dell'associazione dell'Aspen, quella sul piccolo petrolio, ha realizzato fisicamente, funzionantissimo, un veicolo misto che mezzo assomiglia a un camioncino, assomiglia un po' a un trattorino, a un camioncino, una cavolata, per lavori agricoli. E questo l'ho realizzato 10 anni fa, con la tecnologia di 10 anni fa. Purtroppo anche in questo campo abbiamo pochi investimenti, ma la tecnologia per fare anche veicoli agricoli assolutamente c'è. Ecco, io con questo mi fermo qua, vi ribadisco che avete sul mio sito diverse ulteriori spiegazioni e in rete trovate, io qua ho messo i link, i tre principali studi che ho utilizzato anche per darvi queste informazioni, che sono uno di Legambiente, uno di RSE e uno del World Economic Forum, e quindi sono assolutamente pubblici e gratuiti, quindi chiunque voglia approfondire lo può fare. Grazie. Qualcuno ha qualche domanda, qualche dubbio, qualche approfondimento da chiedere al senatore? Io saprei, ho sentito parlare di litio non è riciclabile, quindi mi ritrovo in energia riciclabile. Sì, da quale fonte l'ha avuto? Perché la mia fonte è RSE. No, quindi vengono cellulari o altre parti, ho per sentito dire, se non so con quale fonte. Okay. Io ho detto RSE, società 100% pubblica, gestita da GSE, che è sempre 100% pubblico, loro fanno esclusivamente ricerca, tra l'altro è un paese, cioè è un'azienda enorme, perché testando di tutto, ho detto dai cavi elettrici, ai piloni, ai dissipatori, agli isolatori, alle energie rinnovabili, eccetera, eccetera, è grande come proprio un paesino. E, quindi insomma i dati provengono da loro e mi dicono che non è un problema riciclarlo. Esattamente, tra l'altro, come i pannelli fotovoltaici, anche questa è un'altra leggenda metropolitana, che i pannelli fotovoltaici sarebbero la fine del mondo, anche se non fossero riciclabili, ma sono riciclabili, in particolare il silicio, stiamo parlando di 50 container come volume. Quindi puoi dire, anche fossero la bomba atomica, stiamo parlando di 50 container. Tra l'altro, questo mi dà lo spunto per dire che invece a livello di rifiuti atomici lì sì dobbiamo costruire la strada di deposito, perché in questo momento non sono stoccati in sicurezza, quindi più che del litio o dei pannelli fotovoltaici mi preoccuperei altamente dei rifiuti radioattivi, quelli sappiamo perfettamente quanto pericolosi sono, perché non sono nelle condizioni di massima sicurezza. Le condizioni di massima sicurezza le avremo quando costruiremo un deposito fatto appunto con tutta la migliore tecnologia possibile, con tutti i livelli di sicurezza, cemento, controcemento possibile, immaginabile, quindi un deposito fatto partendo da zero. Quindi in questo momento la maggior parte sono stoccate nelle vecchie centrali nucleari, quindi lì dove veniva prodotto esattamente il rifiuto, sono stoccate in buona sicurezza, ma non in estrema sicurezza. A me viene da ridere, ma si sarebbe da piangere, perché se voi andate su YouTube, andate sul sito di Greenpeace, almeno una volta all'anno Greenpeace fa un'incursione sulle centrali nucleari e tutte le volte riesce a entrare, o con i paracaduti, o con il deltaplano, e tutte le volte riesce a entrare. Ora, finché entra Greenpeace, che si limita a buttare, a sbandierare uno striscione, ci ridiamo sopra. E se c'entra qualcun altro? Che non ha una bandiera ma qualcos'altro di peggio, quindi mi preoccuperei molto di più per i rifiuti nucleari, cosa per la quale probabilmente siamo in ritardo, stiamo pagando, siamo in inflazione europea
e paghiamo ogni anno sulla bolletta, l'anno scorso abbiamo pagato 700 milioni di euro per non fare quasi niente, perché queste attività sono sovvenzionate con una tassa sulla bolletta elettrica. E tra l'altro è un problema che in questo momento, anche tecnicamente, al momento non ha una soluzione, nel senso che i rifiuti, quelli ad alta radioattività, sono suddivisi in 4-5 classi di radioattività sempre più alta. Quella più alta, in questo momento non abbiamo una soluzione disponibile, perché sono rifiuti che dureranno 200.000 anni. Fra 200.000 anni noi non sappiamo nemmeno che lingua parleremo, con quale scrittura comunicheremo, con che mezzo comunicheremo. Dobbiamo trovare un deposito geologico che mi dia garanzia di durare 200.000 anni. Finora si sono spesi un fracasso di soldi, non se ne è trovato uno. Ci sono delle sperimentazioni in corso negli Stati Uniti, in Russia, in altri stati, ma non ne abbiamo trovato uno. Quindi io in questo momento mi preoccuperei un po' di più dei rifiuti nucleari, soprattutto di chi continua a dire che l'energia nucleare è pulita. Sì, in fase di produzione è pulita, perché non emette CO2, non emette ossidi di azoto, non emette altri ossidi. Però i rifiuti dove li mettiamo? Visto che al momento non c'è sta la Zousal. Facci i nomi delle società energetiche di cui parlavi prima. Certamente, non aspettavo altro. Non ci siamo messi d'accordo. No. Tanto io lo dico solo da 5 anni, non c'è problema. Allora, mi ho messo tutti, ho messo quelli che io conosco meglio e che mi fido di più. Tra l'altro, lo dico chiaro e tondo, io sono socio di due di queste cooperative, ma l'ho esplicitato da subito, così come sono socio di Banca Etica, qualcuno conosce Banca Etica, e è tutto quanto qua. Sul mio sito quello personale, poi ci sono appunto i gruppi d'acquisto, tra cui ci sono anche diverse cooperative energetiche. Sono i gruppi d'acquisto sulla benzina, c'è i gruppi d'acquisto sulle assicurazioni, c'è i gruppi d'acquisto sulle auto, sulle biciclette, sul traffico dei cellulari, sulle auto bifuel, sulla RCA auto, sulla telefonia, e i gruppi d'acquisto sul DALE. Etica invece è un'assicurazione auto fatta apposta per i gruppi di acquisto solidale. E poi abbiamo Solo in Rete, che è una rete nazionale di gruppi di acquisto per l'autonomia energetica. Enel Club fa consulenza, è nostra. Io sono socio di Enostra e poi sotto di Rete Energie, che fra l'altro si sono appena fuse, perché Enostra e Rete Energie si sono appena fuse, quindi hanno chiuso il cerchio. Poi c'è anche Energia Positiva, c'è anche Wifor Green. Sì, il mio quello personale, basta che scrivi. No, per andare poi a fare. Ah sì, basta che clicchi sopra e chiaro, clicchi sopra e entri su. Ogni immagine qua è elencata, quindi basta cliccarci sopra. La bolletta arriva a casa mia e la bolletta arriva dai. Sì, non dovete cambiare fili, non dovete cambiare contatore, non dovete toccare niente. Come cambiare cellulare? Esatto. Cambiare operatore di telefonia mobile. Non dovete fare niente. Poi vi arriva la bolletta, io ho anche un video con la prima bolletta che mi era arrivata di Enostra. E costa di più rispetto a quello che... No, costa un po' di meno. L'energia elettrica è un mercato, quindi tu hai una fascia di prezzo. Hai qualche operatore che è un po' più basso, qualche operatore che è un po' più alto, come andare al mercato con la banana. Lo trovi a 3 euro al chilo, perché 2 euro al chilo, c'è una fascia di prezzo. Siccome queste sono cooperative no profit, hai tra i migliori prezzi in assoluto, magari non sarà proprio il migliore in assoluto, però è tra i migliori perché è no profit e poi soprattutto non ti fanno scherzi perché non sei un cliente normale da trattare come qualsiasi altro cliente. Tra l'altro, per essere cliente di Enostra o Rete Energia devi essere socio obbligatoriamente. Ci sono altri fornitori per cui non è necessario essere socio, per cui sei solo un cliente. Però comunque ti portano nell'elettricità c'è un settore rinnovabile. Ma chi è che fa la decisione? A monte c'è un processo di certificazione. In fase produttiva c'è un processo di certificazione che certifica che l'elettricità è da fonte rinnovabile. No, ti dico un'altra cosa. Adesso a me arriva la bolletta dell'Enel, per dire. Ah no, c'è un problema del passaggio, come per la telefonia. Ah, okay.
che quando tu passi da una all'altra è quella nuova che si fa carico di fare il trasloco della vecchia, stessa cosa con qui per elettricità, tu firmi solo il nuovo contratto e sono loro che si occupano di sganciarsi dalla vecchia e farti entrare con loro, quindi tu non devi fare niente. No, sì. Allora, è obbligatorio cambiare, non nel senso di passare a energie rinnovabili, ma sì, non ci sarà più il mercato dell'auto. Questa è una cosa un po' diversa. Il mercato in Italia è libero, voi ogni mese potete cambiare fornitore, quindi questa è un'altra delle cose da dire a chi non ha capito, che il mercato in Italia è libero, il mercato dell'energia è libero, tu puoi cambiare ogni mese. Sta di fatto che per salvaguardare le fasce cosiddette deboli, gli anziani, chi ha poco tempo, la legge che liberalizzò il mercato, e stiamo parlando ancora di 10 anni fa, la legge che liberalizzò il mercato disse anche, ok, creiamo un mercato tutelato per quelli che non hanno voglia di stare lì a confrontare le offerte, per gli anziani che non ci capiscono moltissimo, creiamo un mercato tutelato con un prezzo diciamo stabilito da un ente pubblico, in maniera che insomma chi non ha tutta questa gran voglia di correre dietro ai prezzi rimane sul mercato tutelato ed è tranquillo che il prezzo è buono. Infatti il prezzo è stato talmente buono negli ultimi anni che mediamente era il 15% più basso della media del mercato, non era il più basso in assoluto, ma nella media era il 15% più basso. E l'anno scorso è stato deciso che questo mercato deve chiudere. Sono 20 milioni di utenti privati e 4 milioni di aziende. E la politica, la maggioranza dell'anno scorso, ha deciso che questo mercato si deve chiudere e quindi tutti voi, effettivamente, come ha detto giustamente, dovrete scegliere un fornitore privato. Perché il mercato tutelato invece è gestito da un ente pubblico senza fini di lucro, che infatti si chiamava proprio acquirente unico. Questa era una delle poche volte in cui il nome era assolutamente veritiero, era un acquirente unico che comprava all'ingrosso e in questa maniera riusciva ad avere un buon prezzo per poi fornire questi 24 milioni di utenti. Ma gli anziani che superano i 75 anni? No, non c'entra niente. Tanto è vero che uno dei problemi che abbiamo sollevato noi, che ci siamo opposti, siamo stati credo o l'unico partito politico, sicuramente l'unico grosso, si è opposto a questa chiusura di questo mercato tutelato. Chi si dimenticherà, chi non farà questo passaggio a un operatore privato, finirà nel mercato di salvaguardia, che però in questo caso il nome inganna, perché si chiama mercato di salvaguardia, ma la legge prevede che abbia condizioni peggiori rispetto al mercato standard, perché bisogna incentivare la gente ad andare sul mercato privato. Quindi chi si dimenticherà automaticamente finirà sul mercato di salvaguardia, magari se ne accorge 2 anni dopo, e questo mercato di salvaguardia ha per legge condizioni peggiorative rispetto alla media del mercato libero. Ecco, questo naturalmente è una delle poche che l'ha detto chiaro tondo, è stata la Gabanelli. La Gabanelli ha fatto un video su questo. Noi sono 2 anni che lo diciamo, naturalmente noi, senatore Girotto, chi cacchio lo conosce? Io sono 2 anni che lo ripeto. Per fortuna Gabanelli ha fatto un video su questo che è circolato abbastanza, ma evidentemente non abbastanza, perché vedo che ancora non lo sanno tutti. A livello comunale, per incentivare parcheggi privilegiati per appunto le auto elettriche, chiaramente almeno una colonnina di ricarica, lanciate l'appalto, l'appalto se lo aggiudica l'azienda a cui interessa vendere l'energia, quindi i soldi non li dovete tirare fuori voi, ma tira fuori l'azienda che si aggiudica l'appalto. A livello di fornitura proprio per il comune stesso, quindi non parlo di auto elettriche, ma parlo proprio dell'energia proprio per le utenze comunali, c'è già la possibilità tramite il CONSFIP, il centro unico di acquisti, di scegliere un fornitore di elettricità rinnovabile.
Quindi senza fare grandi casini, gare di appalto, cose strane, potete già scegliere un fornitore dell'elettricità verde tramite Consip, cioè c'è l'opzione per prendere l'elettricità verde, quindi già come ente pubblico potete fare questo. Poi come sapete per esempio noi a Porto Torres, a Cagliari, abbiamo annunciato quel progetto in cui tramite un fondo stiamo costruendo una serie di impianti sulle case, diciamo così, dei meno abbienti, quindi glielo costruiamo noi con i soldi di questo fondo. L'impianto è leggermente sovradimensionato in maniera che quando sarà terminato, i moduli sono già pronti, fornirà elettricità alla casa stessa, ma una parte dell'elettricità la darà la comunità e questo permetterà di recuperare un po' alla volta i soldini e man mano che tornano indietro i soldini, il fondo si riempie ancora nuovamente, quindi possiamo ripartire col ciclo, quindi appunto un fondo a rotazione, incassiamo, costruiamo, riprendiamo e ricostruiamo. Questo è un altro progetto, quindi che si trova un partner interessato si può fare dappertutto. Una cosa non l'ho detta perché parlavamo di mobilità, non di rinnovabili per forza, investire, non investire, costruire l'impianto fotovoltaico conviene ugualmente. Perché dico ugualmente? Perché anche qui molti non sanno, ancora una volta l'ho spiegato da Cavanelli dopo 3 anni, lo ripetevamo noi, che è entrata in vigore la riforma della tariffa elettrica. Quindi adesso la tariffa si è capovolta. Una volta chi consumava tanto pagava tanto, cioè il prezzo saliva man mano che saliva il consumo. Adesso è il contrario. Chi consuma poco paga cara l'energia. Invece man mano che aumenti i tuoi consumi, l'energia la paghi meno. Quindi in questo momento chi consuma poco, e sono una decina di milioni di italiani, paga l'energia più cara. Questa è la riforma della tariffa. Perché? Perché una quota di tasse è stata spostata sulla componente fissa. Se voi aprite una qualsiasi bolletta, lo vedete molto velocemente, c'è lo spicchio a torta, vedete che il costo dell'elettricità in senso stretto, quindi il costo, quello che si chiama dell'energia, è meno del 50%. Più del 50% sono tasse e oneri, che fra l'altro sono aumentati molto negli anni passati. Forse non sapete che negli ultimi 7 anni il prezzo all'ingrosso dell'elettricità è calato del 40%. Il prezzo all'ingrosso dell'elettricità è calato del 40% grazie alle rinnovabili che producono in maniera più economica. Ma non ce ne siamo accorti perché sono salite le tasse e gli oneri. Allora, stavo dicendo che costruire un impianto fotovoltaico sopra casa, chi lo ha già fatto, purtroppo con questa riforma si è trovato fregato, nel senso che quando l'avete costruito, il vostro fornitore vi ha fatto vedere un bel business plan con il tempo di ammortamento, con il tempo di rientro. Cioè, sono venuti a dire: guarda, Tony, costruisci l'impianto, i primi 8 anni, tipicamente 8 anni, ti ammortizzi l'impianto con quello che guadagni. Dopodiché è tutto guadagno proprio puro, perché te lo sei ammortizzato, te lo sei pagato tutto, quindi vai in guadagno puro. Con questa riforma che ha spostato una parte di questi oneri, una parte fissa, quindi tu paghi anche se non consumi, paghi anche se non consumi, il tempo di ammortamento, di recupero dell'investimento è aumentato mediamente del 40%. Quindi quelli che erano 8 anni per ritornare all'investimento sono diventati 11, 11 e mezzo, 12, dipende naturalmente dalle condizioni. Per questo dicevo che nonostante questo, fare un impianto fotovoltaico sopra casa comunque conviene, perché proprio per quello che vi ho detto prima, che se voi prendete una qualsiasi bolletta, vedete che oltre la metà del costo sono tasse e oneri. Ora, se voi la corrente ve la fate voi dal tetto, non li pagate. Non li pagate. Quindi immediatamente il costo dell'elettricità si dimezza, quella fatta tramite il vostro impianto fotovoltaico. Purtroppo l'impianto costa, quindi ci vogliono un tot di anni per ammortizzarlo. In questo momento, se qualcuno di voi volesse costruirsi un impianto, sappia che il prezzo di riferimento è tra i 1.500 e i 2.000 euro a kilowatt. Se il vostro fornitore vi fa un prezzo superiore, cominciate a stare attenti. Magari ci mette, chissà, cosa
cose particolari, non lo so, però il prezzo di mercato, diciamo così, normale è 3.500 e 2.000 euro, quindi classico impianto da 3 kW dovrebbe venirmi attorno ai 5.000 euro. Ribadisco, se siamo sopra i 2.000 euro a kilowatt, cominciate a fare attenzione. Sto parlando solo dell'impianto, non del sistema di stoccaggio, non delle eventuali batterie che vi dovessero venire offerte assieme, quella è un'altra cosa, purtroppo costano ancora parecchi soldi, ma anche l'unica cosa importante è che il prezzo sta scendendo con la stessa velocità con cui negli anni passati, e continua ancora, è sceso il fotovoltaico. Per cui anche in questo caso è solo una questione di tempo, perché i prezzi continuano a scendere. Però allo stesso tempo ha detto che conviene, non è in contraddizione questa cosa? Conviene dopo che siamo, siccome l'impianto dura almeno 20 anni, ma siamo sui 30, anche se sono 12 anni per ammortizzare, tu c'hai 18 anni di guadagno. Quindi insomma, a casa mia conviene. Comunque conviene in questo senso. Non è mai stato fatto un progetto per mettere pannelli fotovoltaici lungo tutte le autostrade italiane? Mi risulti no, non è stato fatto. No. Si possono mettere, diciamo, molto praticamente che per un'azienda il posto più economico dove mettere un pannello, piuttosto che seguire una linea lunga 100 km per mettere 100 km di pannelli, è comunque fare su un campo, praticamente un quadrato, un campo di terra. Sono concentrati su tutti lì, devi fare un cantiere lungo 100 km, cazzo costa, quindi comunque per i costruttori conviene fare il classico impianto a terra, e anche qua mi dai comunque l'occasione per dire, non prendiamo assolutamente paura degli impianti a terra, perché se voi andate a farvi il conto dei chilometri quadrati che abbiamo perso in agricoltura, perché migliaia di chilometri quadrati che erano agricoli sono stati abbandonati perché non sono redditizi, migliaia di chilometri quadrati. Qualche chilometro quadrato di fotovoltaico non fa assolutamente la differenza. Tant'è vero che nel nostro programma Energia 2050 abbiamo messo appositamente la domanda: siete disponibili che gli impianti possono anche essere fatti su terreni marginali? La stragrande maggioranza ha capito e ha risposto sì, quindi il 90% ha detto sì, siamo disponibili. Io non dico di mettere l'impianto in mezzo al Colosseo o su un campo che mi produce la miglior qualità di radicchio rosso di Treviso, ma a parte il fatto che se tu li fai su dei piloni alti 2 metri, sulle classiche travette da 2 metri, sotto comunque ci puoi far pascolare le galline, le pecore, quello che vuoi, non è che non cementifichi. Nel costruire un impianto fotovoltaico non è cementificare, perché bastano questi pali ficcati nel terreno, fra 30 anni è finito l'impianto, tiri fuori i pali e il terreno è come prima, non inquina, non rilascia olio, non rilascia gas di scarico, non è cemento, quindi non è assolutamente distruggere un territorio. Tanto è vero che in Giappone, che ha più o meno problemi come i nostri, che hanno poca terra, perché in Giappone sapete c'è una densità abitativa molto elevata, li fanno per esempio anche a 2 metri di altezza e sotto ci mettono a coltivare il cavolfiore, il pomodoro o a pascolare le galline. Semplicemente è come costruire una gronda, una tettoia. E Sgarbi cosa ne pensi? E Sgarbi cosa ne pensi? Non lo conosco. Perché pensi Sgarbi? Lo stavo pensando tutte le palle, che ha fatto un casino incredibile. No, noi dobbiamo fare una scelta nei prossimi anni, perché oltre al fotovoltaico c'è anche il discorso dell'eolico. Allora, siamo perfettamente d'accordo che noi abbiamo turismo, bellezza che vanno salvaguardate. Siamo d'accordissimo. Però dobbiamo fare una scelta. Vogliamo produrre quel carbone e ancora fare il 45% della nostra energia, gas e petrolio, più un 5% di nucleare, o vogliamo produrre rinnovabile? Allora, ci vuole un mucchio di fotovoltaico e anche un mucchio di eolico. Allora, io sono il primo che non voglio stare a Roma, perché sono nato in un paese da 1200 abitanti e io voglio stare in mezzo ai campi. E sono il primo ad andare in montagna, al mare, e mi piace vedere la natura.
ma anche per questo motivo io quando vedo una pala eolica io vedo tecnologia pulita. Per carità, non è 100% pulita, perché tu devi aver prodotto l'acciaio per fare la struttura, il ferro del magnete, i minerali, la bomba, ma qui quando si parla di energia rinnovabile pulita, adesso non facciamo, non nascondiamoci dietro una foglia di fico, c'è stato anche lì uno sforzo energetico, un deturpamento ambientale, ma molto più basso rispetto alle fonti fossili. Ricordiamoci che il Fondo Monetario Internazionale ci dice che ogni anno le fonti fossili ci costano migliaia di miliardi di danni ambientali. Non lo dice il Movimento 5 Stelle, non lo dice Greenpeace o WWF o Lega Ambiente, lo dice il Fondo Monetario Internazionale. Tanto è vero che ci sono, e vi invito a trovare su internet, e trovate sui miei post, ma sono fatti prima a fare una ricerca su Google, che il Fondo Monetario Internazionale ha detto chiaro e tondo, ma proprio chiaro e tondo, virgolettato, che la fiscalità presso i produttori di fossili va grandemente aumentata. Non ha neanche detto aumentata, ma ha detto grandemente aumentata, perché i fossili producono danni che non vengono pagati dai produttori di fonti fossili. Il dato che avevamo nel 2015 era 5.000 miliardi in un anno a livello globale, 5.000 miliardi di danni che vengono riversati sul pianeta e che poi paghiamo tutti. Io dico sempre, e spero che lo ricordiate, quando pagate la bolletta o fate il pieno di benzina, non pensate di aver pagato. Pensate che avete iniziato a pagare l'unghia di quello che c'è da pagare. Perché molto di più lo dovete pagare sulla fiscalità generale, per pagare le bonifiche, per pagare i costi sanitari. Noi abbiamo 90.000 morti all'anno, che però, scusate, la cinicità, prima di morire sopravvivono un bel pezzo e lo curate, giustamente, e costano una barca di soldi. È ovvio che non curate, ci mancherebbe altro, ma per dire la spesa economica è fortissima, tanto è vero che il bilancio della sanità è la fetta più consistente che abbiamo, la fetta più consistente è la sanità, poi abbiamo la previdenza sociale. Quindi non pensate, ho pagato la bolletta, sono a posto. Cavolo, questo è uno dei grandi inganni della politica, che chiaramente di queste cose non ve ne parlo. Cosa vi dice la politica? Che siamo i primi, che siamo i leader, che siamo addirittura in anticipo. Noi abbiamo raggiunto gli obiettivi del 2020 in anticipo rispetto al 2020. Sì, è vero, però non dici prima che hai fatto un grossissimo errore in partenza, hai preso un dato sbagliato, non entro nei dettagli perché l'ho spiegato su alcuni post, ma è stato preso un dato di partenza sbagliato. Con un dato di partenza sbagliato sembra che abbiamo raggiunto il risultato in anticipo. Ma soprattutto, di la cosa più interessante, che negli ultimi 3 anni e mezzo siamo in retromarcia. E non credo che tu mi dica siamo in anticipo, siamo già arrivati. Sì, ma sono 3 anni e mezzo che stiamo andando indietro. Perché basta andare nel sito di Term, ogni mese ci sono, e ogni anno c'è il rapporto annuale, l'elettricità da fonte rinnovabile sono 3 anni e mezzo che è in calo. E questo io ormai l'ho detto a una noia, chi mi segue lo sa. Quindi non mi dica siamo i leader. Sì, tecnologicamente siamo bravissimi, siamo i più bravi. Ho detto prima, la tecnologia, quella bidirezionale delle colonnine, è Enel. Noi abbiamo messo in rete 1.200.000 impianti di produzione da rinnovabile in pochi anni, su una rete che era costruita per avere qualche decina di produttori di centrali, perché avevi le grandi centrali a petrolio, a gas, avevi qualche decina, centinaio di grandi centrali, producevano e si distribuiva, finito lì. E la rete era stata concepita per quello. In pochi anni noi siamo usciti una cosa che vengono da tutto il mondo per copiarcela, siamo riusciti a mettere in rete 1.200.000 micro produttori di elettricità. Quindi abbiamo diversificato la rete in maniera pazzesca. Qualcuno si è accorto di qualcosa? No, perché siamo bravissimi, perché non io che non ci capisco manca, anche se sono perito elettronico ma non mi ricordo niente, ma i nostri tecnici sono bravissimi. E i tecnici sono bravissimi, i politici no.
siamo in retromarcia. Io vi racconto l'episodio dell'anno scorso, quando spiegare questa cosa della colonnina bidirezionale, che presumo l'abbiate capita, l'avete capita? Quando l'ho spiegata ai miei colleghi di commissione, il presidente di commissione, che è una persona per carità al massimo rispetto, è molto bravo sulla parte economica, ma appunto sulla parte economica, non sul tecnico, mi fa rispettosamente: ma Girotto, ma sei sicuro? Ma secondo me questa cosa non funziona. È laureato in economia, se fosse stato un ingegnere elettronico, ma è laureato in economia, però faceva il presidente di commissione e il giorno dopo andava a un convegno dei sindacati a parlare di mobilità elettrica. E fino al giorno prima non sapeva cos'era questa tecnologia, che tecnicamente si chiama B2G, raccolto green. Non la sapeva, si era permesso di dire: ma secondo me non funziona. Presidente, guarda, ci sta lavorando. No, non no, ci sta lavorando, l'ha fatta Eni, la stanno usando in tutto il mondo. E quello per 5 anni è stato il presidente della Commissione di Industria. Posso farti una domanda anche io, scusa, su Milano, perché detto in momento. Io ho fatto la tesi di laurea a Padova sul settore automotive, sai che c'è un professore di Capossari che ha scritto molto, Giuseppe Colbacco, che ha scritto molto questo settore. Ma come manovra, appunto, vi ricordava dei diritti locali, adesso l'auto elettrica ha la possibilità di essere esentata dal bollo, auto. Lo decide della regione. Esatto, è la competenza della regione. E comunque possono dare con la possibilità di circolare appunto le autoveicoli elettrici con il traffico limitato oppure in periodi di stop al traffico. Ma tu prima ricordavi che l'auto elettrica è ancora marginale come diffusione in Italia. E comunque, ecco, gli stati europei hanno un incentivo molto, molto consistente, appunto quell'acquisto che abbatte comunque il costo d'acquisto, che è ancora un po' il vincolo appunto che hanno i consumatori, visto che comunque l'auto elettrica costa ancora di più rispetto a quella normale, anche se poi viene ammortizzata dal risparmio che si ha in termini di consumo di carburante, e quindi in questo senso. C'è a livello politico la volontà, secondo te, di, appunto, di avere un sistema incentivante maggiore? No. E questo è se no non sarei qui. Tanto perché comunque, ecco, tu ricordavi anche la sostenibilità del progetto industriale, comunque tu appunto ricordavi la corretta emissione qui anche su due pari circa zero. Sì, in fase emissiva ovviamente zero, poi come sempre bisogna prendere il ciclo all'interno della vita. Secondo te perché a livello politico non c'è la volontà? Perché l'Europa spende 1 miliardo di euro al giorno in combustibili fossili, 1 miliardo di euro al giorno. C'è bisogno di anche secondo me abbiamo delle direttive europee, di commissione europea, l'ho fatto anche durante la tesi, e che appunto ci dice che dobbiamo... Perché il limone si spreme finché c'è, la vacca si spreme finché gana. Tanto per darvi un ulteriore numero pratico, se, dato che conoscete tutti la Smart, la vetturetta piccola, in questo momento se voi comprate una Smart elettrica che c'è, il sovraccosto si ammortizza in 3 anni. Questo è un confronto che ha fatto, non mi ricordo se 4 ruote, o un'altra rivista, quindi ha detto che l'auto della Smart elettrica costa di più della Smart benzina, però tenendo presente combustibile, manutenzione, bim bum, bim bam, bollo, assicurazione, ecco mi ero dimenticato, le assicurazioni mi fanno un grosso sconto sull'auto elettrica. Quindi tenendo presente tutto, la Smart elettrica per esempio si ammortizza in 3 anni. E approfitto per dire una cosa che non avevo detto prima, il car sharing elettrico si sta diffondendo, purtroppo in questo momento c'è ancora poco perché è solo sulle grandi città, così come lo scooter sharing elettrico. Quindi se per caso avete bisogno di sharing nelle grandi città, io vi esorto a utilizzare comunque lo sharing elettrico, perché mandate un messaggio comunque, invece che appunto bruciare più petrolio, più gas, ne utilizzate meno tramite l'auto elettrica. Io a Roma giro moltissimo utilizzando appunto l'auto elettrica, moltissimo, insomma, quando devo fare più di 4-5 km, se no vado in bici, ma se devo fare di più c'è lo scooter, c'è persino lo scooter elettrico in sharing, figata pazzesca. Tra l'altro ho contattato anche la società che gestisce, che guarda caso è spagnola,
sa perché noi ci siamo, però per dire utilizzerà anche scooter italiani e mi ha detto che i migliori sono gli scooter italiani. In questo momento abbiamo un'azienda proprio qui di Vicentina, conoscete l'Ascol, che fa tra i vari modelli, fa anche uno scooterino in cui, gran figata, il pacco batterie, tutto lo togli e lo porti in ufficio, lo porti a casa. Quindi fai il tuo viaggio, tiri sulla sella, tiri fuori sta valigetta tipo una 24 ore, o più piccola una 24 ore, che è il pacco batterie, te lo porti in ufficio, te lo porti a casa, attacchi la spina, ti carichi. Poi hai finito di lavorare, finito a casa, rimetti sotto la sella e vai. Adesso spero che l'Ascol mi dia il 3%. Nei paesi nordici quanto costano gli scooter, le auto elettriche? Guarda, c'è in questi studi che vi ho detto prima, c'è la tabella precisa paese per paese degli incentivi. Sì, la Norvegia in questo momento mi pare siamo dei paesi che incentiva di più. Comunque ogni nazione fa quello che vuole. Sì, la Norvegia in questo momento bisogna anche dire che sono comodi perché loro hanno quel famoso loro fondo sovrano, pieno di soldi, infatti del petrolio. Quindi, guarda che benino perché hanno una bilancia molto positiva. Ma basterebbe intanto partire con i parcheggi, con le corsie preferenziali. Sconto sul pollo. Ecco, la Francia per esempio ha fatto un meccanismo molto intelligente che è, cioè più che molto intelligente, di buon senso. Il pollo fa un meccanismo di bonus malus, nel senso che tu vuoi il SUV a benzina da 250 cavalli, ok, paghi un super pollo. Con quel sovrapprezzo io abbasso invece il bollo di chi si è comprato l'auto ibrida o ancora di più l'auto elettrica, quindi ho un bollo parametrato all'inquinamento, ok? Hai i soldi, per carità, massimo rispetto, vuoi comprarti un Ferrari da 400 cavalli, te lo compri, però paghi un bollo proporzionato, progressivo all'inquinamento. Con quello che guadagno in più, sconto i bolli man mano che l'auto è più inquinante. Qua, premetto subito, bisogna stare molto attenti a fare un meccanismo basato anche sulla potenza, perché altrimenti rischiamo di mettere il capo al collo a quelli più poveri che non possono in questo momento comprarsi un'auto elettrica perché effettivamente costa ancora un po' di più, quindi bisogna stare molto, molto attenti a questo meccanismo in maniera da non svantaggiare chi non ha possibilità e può comprarsi solo magari un'auto vecchia che inquina molto. Bisogna trovare qualche meccanismo, potremmo fare tipo la detrazione fiscale come abbiamo fatto per l'efficientamento con la cessione del credito, cioè diciamo che se ci fosse la volontà politica si fa tutto. Quello prima ti ho risposto che no, non c'è la volontà politica. Bene, chiudiamo qua la serata, ormai si sono fatte quasi le 11. Ringraziamo ancora Gianni per la spiegazione e l'introduzione a questo tema. Spero che sia ispirazione di approfondimento per tutti noi e buona serata, grazie per essere venuti. Ricordo chi non avesse dato la mail di passare al banchetto per avere informazioni e aggiornamenti sul movimento Montecchio. Grazie.